Incontro formativo per dirigenti, tecnici, genitori e allievi della scuola calcio Elite della Polisportiva Santa Maria presso l'Istituto Comprensivo Luigi Quercio di Santa Maria di Castellabate. Tema dell'incontro: le sane abitudini alimentari. A parlarne ai ragazzi è stata la dottoressa Oriana Grieco. Che è importante rivolgere l'attenzione non solo all'attività sportiva, ma considerare che lo sport molto spesso inizia a tavola, perché è importante dare all'organismo tutto il materiale, tra virgolette, i nutrienti e i principi nutritivi di cui ha bisogno per affrontare un'attività fisica e per avere anche delle buone performance e dei buoni risultati in campo. Ma che dire, i consigli che si possono dare è in generale di seguire una corretta alimentazione, così come inteso nel modello di dieta mediterranea. Non c'è una particolare dieta o un particolare alimento che possa dare dei risultati miracolosi. Quello che è importante è curare l'aspetto qualitativo e quantitativo della nutrizione, dare ampio spazio ai prodotti del territorio, quindi della frutta di stagione, la verdura, ma anche un consumo adeguato di carboidrati complessi, quindi sotto forma di pasta, di cereali, di legumi, dare anche importanza alla quota proteica della dieta con il consumo ogni giorno di fonti proteiche come la carne bianca, il pesce, le uova, quindi un'alimentazione bilanciata, corretta e di stile mediterraneo. Quello che poi si può raccomandare, ovviamente, avere l'attenzione da parte dell'atleta di controllare gli orari più che altro dei pasti, soprattutto quando ci si appresta poi a dover fare un allenamento o una prestazione, una partita, quello che sia, perché è importante ovviamente affrontare proprio l'attività fisica con le riserve di energia e anche con una buona idratazione. Quindi sempre bere molta acqua prima dell'attività sportiva, durante e dopo.